Benvenuti su I Love Photoshop all'appuntamento del sabato con i tutorial sulla fotografia, mentre al mercoledì c'è l'appuntamento con le elaborazioni fotografiche in Photoshop. Quello che abbiamo visto all'inizio del video è un piccolo assaggio di quel che potremo fare. Purtroppo serve un accessorio molto costoso per realizzare queste cose e non sarà alla portata di tutti. Ce l'ho qua in tasca e vediamo un attimo che cos'è. È un semplicissimo sacchetto per sacchettino, busta per alimenti, che posta davanti all'obiettivo dopo aver praticato un forellino che ci permetterà di vedere una parte dell'immagine nitida. Non faremo altro che posizionarlo davanti, magari con un elastico che lo tenga un po' stretto e cercando di far coincidere l'apertura con il centro dell'obiettivo per poter mettere a fuoco. Questo, lo dicevo, è un accessorio costosissimo, quindi non sarà alla portata di tutti. Quello che magari può essere meno alla portata di tutti è trovare quelle situazioni che ci permettono di utilizzarlo al meglio. Quindi possiamo girarlo per non avere la stessa situazione di apertura, possiamo utilizzare altri sacchettini, altri materiali comunque traslucidi, ci sono anche quelli più trasparenti di questo e sarà meno evidente. Ripeto, l'importante è che sia aperto al centro per riuscire a mettere a fuoco. Un accorgimento può essere quello di impostare nella macchina il punto di messa a fuoco centrale, questo perché non crei problemi la ricerca della messa a fuoco dove, in corrispondenza della così, vignettatura, potrebbe avere e faticare a trovare il fuoco. Tutto qui, non ci resta che uscire e andare a cercare qualsiasi soggetto che possa adattarsi. E naturalmente potremo fare la prova senza e la prova con per valutare i nostri risultati, per valutare come ci si può accostare alla situazione, quali soggetti rendono meglio, lavorare un po' con la fantasia e trovare così soluzioni alternative a quello che può essere uno scatto normale senza questo accessorio. È vero che esistono i filtri appositi, quei filtri che hanno la parte centrale aperta e una serie di cose che diffondono l'immagine nella periferia del quadro, ma a noi interessa riuscire a fare certe cose magari con zero spesa e arrivare a risultati comunque gradevoli. Grazie per l'attenzione e ci vediamo sabato prossimo con il prossimo tutorial per la fotografia.